Ciao ragazzi, buonasera, buonasera a tutti. Eccoci qua con la terza ed ultima parte del laboratorio di Pasqua. Cosa abbiamo fatto? Ve lo ricordate? Ah no, innanzitutto diciamo cosa andiamo a fare oggi. Oggi faremo i fiori da appendere sempre al nostro albero di Pasqua. Come vedete qui al lato c'è l'albero di Pasqua, non ve lo inquadro per intero e lo faremo alla fine questa cosa. Allora, di cosa abbiamo bisogno oggi? Di veramente pochissime, pochissime cose, anzi addirittura l'essenziale sono un paio di forbici, dei pennarelli e un rotolo di carta igienica ha finito. Allora, gli acquarelli, ecco gli acquarelli perché noi non abbiamo più tempere, praticamente le abbiamo quasi finite. Allora, come vedete, la nostra Veronica ha disegnato tutte strisce sul rotolo di carta igienica. Cosa serviranno queste cose? Per fare i fiori. Sì, ma perché facciamo tutte queste strisce? Non lo so neanche io. Ah, ok, vediamo. Ah, le ritagliamo. Allora, mentre la nostra Veronica ritaglia, ripassiamo quello che abbiamo fatto fino adesso. Allora, abbiamo fatto le uova di Pasqua. Ginevra, ce la fai vedere? Faccele vedere un paio, dai. Tirale su. Abbiamo fatto le uova di Pasqua. Girale verso il telefono, Ginevra. Ok, con la pasta di sale, quindi se potete trovare nel nostro canale YouTube Il Mondo Incantato, potete trovare il laboratorio di Pasqua parte 1, come anche per chi non lo sa, come si fa la pasta di sale. Poi cosa abbiamo fatto? Ginevra, molto semplice. Ricordatevi di fare il buco nelle uova di Pasqua come per appenderli all'albero. Queste sono semplicissime, le farfalline sempre da appendere all'albero con la pasta e potete farle in qualsiasi modo. Se non volete fare le uova potete fare farfalle più grandi da appendere. Ah, eccoci qua, abbiamo fatto, eh? Veronica, facci vedere come si fa. Allora, si aprono tutti i petali. Quella è tua, sì, è tutta roba tua qua, Ginè. Si aprono tutti i ritagli della rotola della carta igienica fino a formare, praticamente cosa formiamo? Vediamo, vediamo. Un fiore. Ginevra per la 15ª volta ci ripete che è un fiore. Sì, però dobbiamo far vedere ai nostri amici come si fa. Bellissimo. Ce lo giri per favore, Veronica, ce lo fai vedere per intero? Wow, fantastico! È semplicissimo, lo possono fare anche i nostri amici bambini, eh? E poi, oltre, come lo vuoi? Lo puoi colorare come vuoi. Questo vale anche per voi, con quelli facciamo prima. Allora, questo vale anche per voi, eh? Aspetta, Veronica, facciamo vedere il coniglio. Questo è il nostro coniglietto di Pasqua. Ed eccolo qua. Allora, Veronica, cosa ci facciamo con quella bottiglia? I nostri amici già lo hanno visto, eh? Che l'inquadratura era su quell'albero. Allora, con le bottiglie, allora ricordo a tutte le mamme che sono a casa, che ci sono delle cose che si possono utilizzare in veramente tantissime, tantissime laboratori. E sono le bottiglie, sia grandi che piccole, vabbè, ovviamente pennarelli, acquarelli, carta velina, carta crespa, però io vi dico le cose da racimolare a casa. E sono i tappi, tappi per carità, tappi e rotoli di carta igienica, potete farci veramente qualsiasi cosa. Allora, la bottiglia tagliata e poi abbiamo. Oh, facciamo un bellissimo rivestimento. Come volete lo potete fare, eh? Anzi, se volete potete anche lasciare la bottiglia così, se vi piace. Ah, noi purtroppo abbiamo dovuto mettere la terra perché abbiamo preso un albero grandissimo, gigante, e così, avendo il giardino fuori, voi invece potete fare l'albero con qualsiasi cosa, anche con i cartoni. E noi abbiamo fatto un albero di Natale fatto con il cartone e il fieltro verde, e la stessa cosa potete farla voi con l'albero pasquale. Potete ritagliare un albero col cartone e quindi è più leggero. Noi, avendo preso un ramo enorme, l'albero pesa e quindi dobbiamo utilizzare la terra. Eccoci qua. La nostra Veronica ha fatto un bellissimo fiocco, quindi ecco il rivestimento. E questi sono i rimasugli di Natale che abbiamo lasciato in giro per decorare qualsiasi cosa ci va, ci piace. Quindi noi in più, se volete potete tirarle giù, ci appendiamo le lucine di Natale. Le lucine. Noi lo usiamo all'esterno, che abbiamo fatto un portavasi fatto da noi a mano e quindi ce l'abbiamo sempre a portata di mano. Allora, ecco qua, abbiamo decorato il nostro albero con le luci. Ginevra, qui come va? Ci fai vedere come dipingi? Allora, la nostra Ginevra ha scelto di fare la parte del fiore di un solo colore, però voi avete libero, una parte di un colore e una parte di un'altra.
Avete il libero sfogo alla fantasia, potete fare, ovviamente Ginevra ha seguito le regole dei fiori, e non è che i fiori hanno tutti i petali di colori diversi, però voi potete fare quello che volete. Allora Veronica, come va? Bene qua, vero? No, mi sembra che è abbastanza intrigata. Allora, mentre Ginevra finisce, lo possiamo lasciare là, prendiamo quello fatto e iniziamo a decorare l'albero, che dite? Ginevra, facciamo vedere come si fa il centro del fiore e poi... Intanto l'appendiamo, noi per sicurezza come sempre abbiamo già fatto in modo che voi potete vedere il lavoro finale, tanto il resto che rimane da fare è solo colorare. Allora, noi abbiamo preso dei dischetti struccanti, voi potete utilizzare anche un pezzo di carta, un pezzo di carta lo Scottex, la carta igienica, la colorate e la mettete all'interno del rotolo di carta igienica. Vediamo come si fa, Ginevra, lo finisci dopo questo? No. No, ok, è bello, i bimbi rispondono sempre di sì, qualsiasi cosa. Eccolo qua, possiamo vedere? Inseriamo, niente, il nostro albero è comunque troppo grande, inseriamo il dischetto struccante colorato all'interno del fiore e poi potete aggiungere, noi abbiamo i brillantini, se avete la colla a caldo potete colorare, perché la colla a caldo è possibile colorarla, la colla brilla, è un nome che ha inventato Ginevra a una colla con i brillantini, potete colorare la colla a caldo. E fare il e disegnare. Ora, per noi purtroppo non ci siamo resi conto, è molto grande quest'albero, quindi sarà difficile decorarlo. Allora, Ginevra, fa vedere come procedono qua i lavori. Nel frattempo, la nostra creative designer Veronica sta decorando il nostro albero. Appendete tutto quello che avete a vostra disposizione senza esagerare. Eccoci qua. Come vedete, le uova di Pasqua sono fatte in tantissimi modi diversi, a tantissime fantasie. Ginevra, ci fai vedere come colori? Che pennello usi? Di che grandezza? Vediamo. Abbiamo due pennelli di due grandezze diverse. Quello è più alto di tutti. Poi ci serve uno per fare le rifiniture, vero? Ginevra? Ci rifinisce il tutto. Allora, di qua come procede? Eccoci qua, siamo... Ecco, questa è l'uovo. Abbiamo il fiore, un altro uovo. Appendiamo qualche farfallina. Io intanto qua vedo come procedono i lavori. Bello. Vi piace? Ah, seguiteci sempre sul nostro canale YouTube per vedere tutti i nostri lavori. E non solo, è un canale interamente dedicato ai bambini. Troverete storie raccontate da personaggi importanti, quali Batman, Cenerentola, ora a breve arriverà Rapunzel, Elsa. Queste arriveranno tra pochissimo arriveranno. E i burattini, ti piacciono i burattini, Ginevra? Che non è sempre così, è sempre carica a 3000. Allora, abbiamo... Ah, questi... Allora, questa noi abbiamo scelto di fare così. Potete o metterli davanti, uno è fatto interamente dalla nostra Ginevra, piccola artista, scelto lei i colori, scelto tutto, le zampette. Anzi, una cosa in realtà l'ha modificata lei, ci è piaciuta tantissimo, come mettere le zampette. Eccoci qua. Veronica, vogliamo accendere e vedere come... Accendi tu? Io immagino che questo laboratorio lo vedrete. Lo vedrete all'incirca a Pasqua, nei dintorni di Pasqua, immagino, non lo andate a fare a Natale questo laboratorio. E quindi noi vi auguriamo buona Pasqua, il mondo incantato vi saluta, vi manda tanti baci. Ginevra manda tanti baci. È impegnata, scusate, è impegnata. Ciao, ciao anche da Veronica, ciao da Piero, seguiteci sul nostro canale, mettete mi piace, condividete e commentate.